Ciao bambini, indovinate che ambiente andremo ad esplorare oggi? Non è difficile, con un pizzico di fantasia andremo al mare. Ed io sono proprio sullo stretto di Messina, che separa la Calabria dalla Sicilia e collega i mari Tirreno e Ionio. A volte, quando siamo al mare, ci sembra di vedere, lontano lontano, che cielo e mare si uniscono. Ma che cos'è il mare? Il mare è un'immensa distesa di acqua salata. Quando ha dimensioni più ampie, si chiama oceano. In alcune località di mare si trovano le saline. Esse sono grandi vasche in cui si produce sale, ottenuto dall'evaporazione delle acque, così come a Trapani in Sicilia. Il punto in cui il mare tocca la terra si chiama costa. Essa può essere alta e rocciosa, oppure bassa con spiaggia sabbiosa. Le onde possono essere piccole o altissime se il vento è forte. Le maree sono un innalzamento o abbassamento del livello del mare e possono essere alte o basse. L'insieme di tutti gli organismi acquatici galleggianti costituiscono il cibo per molti pesci, come le alghe. Il plancton è l'insieme di organismi acquatici, animali e vegetali che vivono a galla dove c'è molta luce, in balia delle onde e delle correnti. La macchia mediterranea è un groviglio fitto di arbusti, un tipo di vegetazione sempre verde. Ove la costa è più riparata dalle onde, vengono costruiti porti. Il mare è sempre stato un'importante risorsa per l'uomo, che si è procurato il cibo attraverso la pesca. Una delle maggiori ricchezze del mare è il turismo. Buon lavoro, bambini!